Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo dell'illuminazione. Come tutti sappiamo, la luce è un elemento fondamentale per la vita, sia quella animale che quella vegetale. Quindi sarà importante la scelta giusta per il biosistema che andremo a comporre. Generalmente, i tipi di illuminazione che troviamo in commercio sono composte da lampade fluorescenti lineari, ovvero i neon, che di solito sono T8 o T5 a seconda del loro spessore, e le plafoniere a LED. La scelta fra acquistare una lampada a LED oppure a neon sarà vostra, tenendo conto che le lampade a neon sono un pochino più economiche all'acquisto, però hanno bisogno di essere sostituite ogni 6-8 mesi perché lo spettro cambia con l'usura e poi consumano leggermente di più, mentre invece appunto le lampade LED consumano leggermente meno, hanno bisogno di meno manutenzione, però hanno un prezzo molto più alto all'acquisto. Molti di voi si chiederanno: quale sarà il tipo di lampada più appropriato al mio acquario? La scelta dovrà essere basata su varie caratteristiche. In primis, quella riguardante appunto al biosistema che andremo a comporre, quindi se è un acquario più piantumato o più ricco di animali, quindi pesci, ma poi dovete andare a guardare le caratteristiche della lampada. E queste caratteristiche sono il lumen, la temperatura di colore espressa in gradi Kelvin e l'indice di resa di colore IRC o RA. Il lumen è un'unità di misura che indica la quantità di energia luminosa emessa da una lampada. È a stretto rapporto con il wattaggio, ovvero l'energia elettrica consumata. L'efficienza luminosa sarà molto importante e una buona efficienza luminosa sarà appunto di 60-80 lumen per watt. A seconda quindi del vostro tipo di biosistema e del litraggio del vostro acquario andranno calcolati i watt per litro, che generalmente in un acquario molto piantumato sono intorno agli 0,5 watt per litro e invece in un acquario molto meno piantumato intorno agli 0,3. L'importante è non scendere mai sotto gli 0,2 watt per litro. Per farci un'idea approssimativa e capire meglio cos'è la temperatura di colore, prendiamo ad esempio una barra di ferro e riscaldiamola da fredda fino ad alte temperature. La gamma di colori che vedrete con il riscaldamento sarà dal rossastro, giallo e poi dai colori caldi ai colori più freddi, quindi passando dal blu, dall'azzurro fino all'azzurro chiaro. Ogni colore della gamma è contrassegnato con un certo numero di gradi Kelvin e ognuno di essi avrà una specifica funzione per l'acquario. Per esempio, se avete un acquario molto piantumato, le piante necessiteranno di una colorazione che va più sul rosso, rosato, viola, mentre invece se avrete un acquario più ricco di pesci e quindi vorrete valorizzare i colori di quest'ultimi, andranno utilizzate gradazioni più alte e quindi più chiare e azzurre. Parlando di acquari di acqua dolce, ricordiamoci sempre che il range della temperatura di colore in gradi Kelvin va da 3000 a 6500. Parliamo adesso dell'indice di resa di colore, comunemente chiamata IRC o RA. Per spiegarlo in maniera comprensibile, questo parametro non fa altro che indicarci quanto le nostre lampade riescono a farci vedere i reali colori degli oggetti che abbiamo in acquario, che siano piante, pesci o allestimenti. Quindi, per far sì che questo avvenga nel miglior modo, dovremo assicurarci che la lunghezza d'onda della luce sia compatibile con il colore degli oggetti. Ecco perché abbiamo più di una lampada in acquario, in modo da coprire uno spettro luminoso più ampio e soprattutto da ricreare il più possibile simile la luce del sole. Parliamo adesso del periodo di illuminazione. Generalmente le luci in acquario devono stare accese più o meno 8-10 ore. Un sovradosaggio potrebbe causare un'esplosione di alghe, ma non è questo il principale motivo.
Per questo vi mandiamo appunto a uno dei nostri video in cui verrà spiegato l'esplosione delle alghe, perché si formano e come fare a eliminarle. Come tutti sappiamo, in natura la luce del sole non è costante e non è inclinata allo stesso modo. Quindi dovremo cercare di ricreare il più possibile questo ambiente, soprattutto per non creare uno stress psicologico ai pesci, che si vedranno tutto a un tratto accendere le luci e tutto a un tratto spengerle, e soprattutto anche per creare un effetto estetico. Cosa andremo a fare? Andremo appunto a creare un'alba e un tramonto, che non devono durare più di un'ora ciascuna, quindi un aumento progressivo delle luci da zero e poi una diminuzione progressiva delle luci fino a zero. Questo sarà permesso appunto per quanto riguarda i neon, grazie a dei temporizzatori che ne spengeranno uno alla volta fino a spengerli tutti, mentre invece per i LED esistono delle centraline apposite che, oltre a cambiare colore, ne cambiano anche l'intensità. Per questo video tutorial un po' noioso, ma pensiamo utile, è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Commentate pure qua sotto, cliccate mi piace e iscrivetevi al canale per le news.